Protezione civile Croce Rossa in azione questa mattina alla casa di riposo Canossa a Torriana di Serravalle Po. Nessuna emergenza, ma una delle prove di evacuazione in caso di incendio che il gruppo di protezione civile Padus di Sostinente organizza periodicamente sul territorio. Prove tecniche di incendio questa mattina a Torriana di Serravalle Po. Presso la casa di riposo Canossa della frazione serravallese si è svolta infatti una simulazione di evacuazione in caso di incendio. La simulazione organizzata dal gruppo di protezione civile Padus di Sostinente ha visto il coinvolgimento dei volontari della Croce Rossa di Ostiglia. Abbiamo effettuato una prova proprio diciamo reale, perché la simulazione è stata fatta all'improvviso, il personale non era stato informato e così abbiamo attuato i piani interni di emergenza con il loro personale e poi siamo intervenuti noi dall'esterno, previo diciamo allarmi date al tempo giusto sempre dalla struttura, con la Croce Rossa e la mia struttura della protezione civile. La prova di evacuazione, partendo da un'ipotesi di incendio scoppiato in un'ala della struttura, prevedeva il primo intervento dei volontari della protezione civile che circondavano l'edificio e disponevano le modalità dei successivi interventi. Quindi giungevano in supporto i volontari della Croce Rossa che allestivano il punto medico avanzato per prestare i primi soccorsi. Una volta che sono stati messi in sicurezza tramite il punto medico avanzato fatto dalla Croce Rossa, caricati i suoi polmini e portati in questo alibiole di Serravalle Po, dove c'è il centro di accoglienza, dove sono stati diciamo, accolti in attesa di, che l'incendio simulato all'interno della casa di riposo fosse messo in sicurezza. Una simulazione di intervento, quella effettuata dal gruppo Padus di Sostinente, che prosegue una tradizione fatta di costanti prove ed esercitazioni su diverse tipologie di situazioni. Ma secondo il presidente di Padus, Franco Salami, l'esercitazione svoltasi ieri mattina a Torriana dovrebbe essere eseguita anche in altre strutture geriatriche del territorio. Ogni anno e mezzo, due al massimo, la facciamo, insomma, ecco. Ma ci veniamo spesso perché la struttura è molto sensibile a queste cose e a noi fa solo che piacere. Io dico che è una cosa insomma giusta, una cosa buona, una cosa che a noi serve e sul territorio non è che se ne facciano tante di questo tipo, perché sì che siamo in presenza di altre due strutture, sia Ostiglia che a Roncoferraro, ma per il momento non abbiamo ancora ottenuto quello che noi vogliamo. Comunque noi siamo fiduciosi e speranziosi di poterlo fare.